Una cornice davvero particolare per raccogliere le teste di ponte del business europeo a Mosca. Il teatro Novaya Opera, creato nei primi anni 90 in stile Art Nouveau, è stato scelto dall'Association of European Business, l'associazione che riunisce le imprese del vecchio continente nella capitale russa, per un cocktail invernale che ha visto la partecipazione dei top manager delle principali compagnie straniere, compreso un significativo contingente italiano. Il periodo per l'economia russa non è semplice e anche di questo si è parlato tra i tavoli, in una veste informale spigliata ma di alto livello. Gli onori di casa spettavano a Frank Schauf, CEO della potente lobby europea, che ha compiuto 20 anni di recente. Per il dirigente, con un passato da consigliere in politica estera per il Partito Socialdemocratico Tedesco dal 2001, non ci sono dubbi, ci sono margini di investimento in Russia. The situation is certainly difficult at the moment. La situazione è difficile al momento, abbiamo avuto una contrazione intorno al 4% lo scorso anno, ha detto. In base alle attese non ci sarà crescita nel 2016, ma potremmo vederla nel prossimo. Non è facile per le compagnie europee, ma se guardiamo d'altra parte alla svalutazione del rublo, che abbiamo visto dall'inizio del 2014, la Russia è diventata più a buon mercato e questo significa che anche gli investimenti in Russia costano meno. È un buon momento per entrare nel mercato e investire.